Buonasera, oggi io voglio far vedere questa rivista. Perché rivista? Perché è un periodico, The Passenger, pubblicato dalla Iperborea, e forse l'avrete visto nelle librerie. Sono tutta una serie di volumetti dedicati a diversi paesi del mondo, cioè sulla Grecia, sul Giappone, eccetera. Questo è il primo che leggo. E ho trovato che è estremamente interessante. È aggiornato, tutti gli articoli sono del 2020 o 2019. E contiene tutta una serie di saggi scritti da vari autori sull'India. La cosa interessante è che questi saggi sono particolari, cioè sono diversi, trattano argomenti che in un libro sull'India normale difficilmente voi riuscite a trovare. E vi racconto un pochettino, vedete, questo è sommario, sono tutti saggi da 15-20 pagine. I saggi che sono presenti in questo articolo sono i seguenti. Un primo riguardante il fatto che si sta trasformando l'India, il partito al governo, sta trasformando l'India in una società esclusivamente indù. Questo in qualche modo segregando e isolando le altre minoranze e quindi trasformando una democrazia in qualcosa che non è più una democrazia, ma direi una teocrazia. Questa violenza nei confronti delle altre religioni si attua anche, e questo è l'oggetto di un altro intervento, nei confronti delle persone dei non credenti, degli atei, che rappresentano in una società come l'India una piccolissima parte della popolazione, però sono fortemente repressi. Abbiamo poi un articolo sulle donne e sulla loro naturalmente posizione marginale nella società, un articolo sul programma spaziale indiano, di cui non abbiamo mai sentito parlare, credo nessuno abbia mai sentito parlare, un articolo molto interessante sui monsoni, trattati non soltanto dal punto di vista scientifico, ma anche dal punto di vista sociale ed economico, un piccolo cartoon sulle abitudini alimentari nel Bengala, questa modalità di racconto abbastanza diffusa, che a me personalmente non piace molto, ma insomma so che è molto diffusa. Poi abbiamo un articolo interessante sulla lotta libera, che è uno sport importantissimo, però delle donne femminili, che comincia a diventare molto importante in India. Un articolo naturalmente sul Kashmir e sulla situazione terribile che c'è in quella zona, una delle più militarizzate del mondo. Un articolo contro le caste e la loro importanza all'interno dell'India, della società inglese. Poi un articolo sul cinema e uno sulle letterature, plurale, perché con molte lingue presenti in questo enorme paese, più di 1 miliardo di persone, ci sono anche più letterature. Tutti questi sono saggi di lunghezza variabile, dalle 15 alle 20 pagine. Poi ci sono alcuni piccoli inserti, un paio di paginette, che trattano di altri argomenti abbastanza laterali, ma interessanti perché noi non conosciamo. Per esempio uno sul cricket, lo sport nazionale indiano, uno sugli indiani che ad Anversa, in Belgio, hanno in qualche modo sostituito gli ebrei nel mercato dei diamanti. E poi altri articoletti, sono rosa quegli articoletti, 2 pagine ciascuno, sui taxi di Mumbai, una playlist sulla musica più importante in India in questo periodo e una serie di indicazioni di testi per approfondire gli argomenti trattati da questo volumetto, che è, ripeto, estremamente interessante proprio perché dà una collezione di viste su questo paese che non troviamo in altri tipi di libri, né in guide turistiche ovviamente, nemmeno su libri un po' più approfonditi, generali, sul pianeta India. Buona lettura!